Macro categoria imprese, categoria telecomunicazioni. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione leadership, trasformazione digitale per la pubblica amministrazione. Andiamo a leggere la motivazione. Per supportare aziende e pubblica amministrazione nel processo di trasformazione digitale attraverso un approccio end-to-end, avendo combinato con successo asset già presenti in azienda e investimenti mirati, diventando così un player capace di rispondere a tutte le esigenze della filiera tecnologica. Il premio va a Retelit. Collegato con noi l'amministratore delegato Federico Protto, ben trovato, grazie e complimenti per questo riconoscimento. Grazie mille per questo e buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, le chiedo subito che cosa significa per voi, di fatto un commento a caldo dopo aver ricevuto questo premio. Ma sicuramente questo premio è molto prestigioso per noi, è un motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, soprattutto per quello che ci sta dietro, perché diciamo il 2020 è un anno, parlando di pubblica amministrazione, ma anche naturalmente di imprese, che se da un lato ha visto l'emergenza pandemica che ci ha colpito tutti, sicuramente delle situazioni assolutamente drammatiche, comunque da un punto di vista economico e macroeconomico non certo favorevoli, però d'altronde, parlando proprio di digitalizzazione, ha visto nel 2020 un'accelerazione, un'impennata di quelle che sono tutte le necessità, di quelle che sono state le necessità e in qualche modo la possibilità da parte di imprese e pubblica amministrazione per ripensare, devo dire in maniera anche un po' forzata, evidentemente dovute all'emergenza, le proprie attività, i propri processi, i propri rapporti con i fornitori, clienti e nel caso della pubblica amministrazione con il cittadino, secondo altri paradigmi che sono quelli appunto della digitalizzazione. Purtroppo l'Italia complessivamente sconta ancora un ritardo piuttosto significativo nei confronti di altri partner e paesi europei, appunto più o meno pari a noi, nel senso che parlando proprio di pubblica amministrazione, se la media europea vede il 67% dei cittadini rivolgersi e normalmente avere informazioni, fare pratiche con la pubblica amministrazione locale e centrale attraverso i canali digitali, quindi attraverso l'online, in Italia questo numero scende al 32% e ci vede, diciamo, davanti solo a paesi come la Grecia, la Romania e la Bulgaria. Sicuramente non un ottimo biglietto da visita per un paese che dovrebbe essere leader. Ecco, in Europa. Assolutamente, assolutamente, soprattutto in questo momento, no? In cui bisogna accelerare tutti questi processi. Beh, a questo punto viene spontaneo il riferimento a quello che abbiamo letto nella motivazione, cioè riguardo voi, un player capace di rispondere a tutte le esigenze della filiera tecnologica. Quindi, insomma, siete diventati un punto di riferimento anche in un settore che ha bisogno di molti impulsi ulteriori, appunto, in Italia. Certo, perché il tema è che al di là delle, diciamo così, delle parole, della volontà, quello che è necessario sono essenzialmente due cose: le competenze, ma anche la disponibilità di asset che vanno dalla semplice infrastruttura, quindi fibra ottica, ma anche cloud e data center, eccetera, fino anche appunto alle applicazioni. Allora, Retelit in questo è un player che riesce a coniugare quelli che sono asset storici, diciamo così, della società, che sono appunto quelli della fibra ottica, della rete e del data center, con competenze che abbiamo recentemente acquisito proprio nell'ambito della digitalizzazione dei processi, per esempio della pubblica amministrazione, a cui ci rivolgiamo in maniera sicuramente significativa. Portali di accesso per il cittadino,
attività anche di back office, sportelli automatizzati che rendono, dovrebbero rendere la, parlando di pubblica amministrazione, il termine che sto usando è forse un pochino nuovo, che la customer experience sicuramente è più positiva, nel senso vedere anche un po' il cittadino quasi come un cliente, no, della pubblica, certo, amministrazione. Certo. Certo, assolutamente. Quindi per il futuro, per andare a conclusioni, continuare su questa strada, cosa avete in progetto? Ma dunque, allora, innanzitutto è il consolidare quanto, ripeto, in maniera forse non completamente voluta, questo 2020 ci ha un pochino insegnato, e continuare ad accelerare. Tra l'altro leggevo ieri un articolo relativamente a uno studio del Censis, per cui rispetto ai dati 2019 il tasso di digitalizzazione dell'utilizzo delle risorse della pubblica amministrazione è aumentato, e il nostro paese si sta un po' riposizionando verso la media europea. Ecco, quindi questa è la cosa importante: consolidare questo tipo di approccio, questo tipo di accelerazione, e per parte nostra la nostra missione è continuare a investire in queste tecnologie, in asset e nel nostro caso in competenze, che sono quelle che veramente fanno la differenza. Assolutamente sì, fanno la differenza. Da qui guardiamo oltre. Io ringrazio Federico Protto, amministratore delegato di Rete Lite. Grazie a lei, grazie. Complimenti a voi. A tutto il team, e alla prossima, insomma, al prossimo, si spera, riconoscimento. Buon proseguimento. Grazie mille a tutti.